mi ha colpito di cuore perché mi davo quando di tutto, come spesso succede. Beh, io credo che molto sia dovuto al fatto che di tutte queste storie, di queste vicende, di queste vite, Oswald Dattini è l'unico che ho conosciuto troppo tardi, insomma, perché ha passato quasi tutta la vita in carcere. Però la mia lunga storia con lui e con quello che aveva fatto, quello che gli era successo, eccetera. Perché prima di lui ho conosciuto Libero, il padre, che era un po' il punto di riferimento dell'anarchismo bolognese, ecco, come io dico, i galantuomini, cioè Libero, che era stato partigiano, che era di quei partigiani che, altro che etnici, cioè che sostenevano che quando hai subito torture, hai visto persone care, torturate, ammazzate, insomma, non è che basta un foglio in cui metti una firma che si chiama amnistia, sono 25